Ciao kids, buona settimana a tutti. Io e Amalia questa settimana vi presenteremo la seconda puntata di Life in a Farm. Amalia, salutiamo tutti i bimbi. Hello! Hello kids! Amalia, abbiamo perso la vocetta? Prova un po'. Hello kids! Se preferisci, di ciao. Amalia non parla, ha perso la voce questa settimana, fa la timida. Ok, andiamo a conoscere gli altri animali della fattoria. Oh, Amalia, chi abbiamo qua? Abbiamo le galline. Gallina si dice hen. Poi abbiamo il gallo. Il gallo si chiama rooster. E qui è chi è arrivato a farsi riprendere, che ci risponde anche. Il tacchino, Turkey. Amalia, che animale? Amalia, che animale ti piace? Il glu glu, che è il tacchino, Turkey. Risponde. Prova un po'. Chiamalo, Turkey. Chiamalo. È grande, it's a big turkey. Guardate, bimbi, qui abbiamo due pavoni, una femmina e il maschio che si riconosce dalla coda multicolore. Pavone in inglese si dice peacock. Brava Maglia, dillo forte, peacock. Ecco, non siamo fortunati, non ci vuole far vedere la ruota. Non è abbastanza vanitoso oggi il pavone. Ok, Amalia, adesso andiamo a vedere le oche. Oh, Amalia, guarda! Ci sono free doses. Chi sono queste, Amalia? Chi sono queste qua? Brava. E qui abbiamo una duck, un'anatra con le galline e i galli. Hen and rooster. Guardate bimbi, guardate qui. Chi è che sa dirmi che animali sono? Sono dei piccoli di coniglio. Rabbit. Parlo piano per non spaventare la mamma. Guardate, qualcuno dorme, qualcuno saltella. Amalia, hai visto i coniglietti? There are some little rabbits. Piccoli, sono morbidissimi. Non bisogna assolutamente toccarli, perché sennò la mamma poi si spaventa, si arrabbia soprattutto perché cerca di difenderli. Quindi adesso chiudiamo e li lasciamo tranquilli. Che gioco vuoi insegnare ai bimbi? A giocare con il fieno? Vai, faglielo vedere allora. Come fai? Ah, lanci il fieno in aria. Vai, lancialo. In alto! Brava! Beh, diciamo, non è proprio solo una lezioncina di inglese, ma noi ci divertiamo, vero Amalia? E infine, bimbi, volevamo farvi vedere questo bellissimo prato con tantissimi purple flowers. Bene, da Romina e Amalia è tutto. Chissà, magari la prossima settimana ci spostiamo nell'orto e vi facciamo conoscere il nome di alcuni frutti e di alcune verdure. Chi lo sa, se il tempo ce lo permetterà. Da Amalia e Romina, appunto, è tutto. Bye bye, see you soon. Bye bye. Bye bye.